Ciao ragazzi, qui è Omega, benvenuti su Black Ops 3. Ragazzi, quest'oggi vi farò vedere un piccolo, diciamo, glitch, se vogliamo chiamarlo così, o combinazione di tasti che ci permette di uscire fuori dalla mappa di Combine, ovvero questa qui. Con questo glitch, ragazzi, voi fate che praticamente i nemici non vi vedono. E ragazzi, voi fate che con questo glitch ovviamente potete usarlo anche online. Io lo sto usando in personalizzata per, diciamo, essere agevolati e aiutarmi. Se no le persone online non mi danno tregua nel poterlo fare, quindi nel farvelo vedere. Comunque ragazzi, vi dico che il glitch è semplicissimo, è facile da fare. E praticamente vi spiego che comunque serve lo schianto gravitazionale. In realtà non serve per forza, però se volete che vi esca al 100% al primo colpo sicuro, mettetevi lo schianto gravitazionale. Allora, comunque, l'uscita del glitch dipende soprattutto da come vi ponete nel farlo. Adesso ve lo farò vedere, perché io qui comunque stavo un po' cazzeggiando un po' con i bot. Comunque adesso vi spiego un po' di cose. Il glitch, ragazzi, si fa qui: si corre su questo muro, si salta, dopodiché si salta ancora e si deve cercare di arrivare insomma al muretto che vedete lì sopra. Ovviamente spiegato così so che non capirete, però comunque guardando sicuramente riuscite a capire qualcosa in più. Ecco, vedete, quando dovete arrivare di sopra dovete fare lo schianto gravitazionale per glitcharvi su quel muro praticamente. Io non ci sono riuscito al primo colpo, perché ovviamente mi sono spinto male, perché soprattutto dovete, la cosa importante ragazzi che mi sono scordato di dirvi appunto, è che dovete trovare la spinta giusta. Cioè, quando voi saltate da un muro all'altro, quando saltate sul secondo muro, ovvero l'ultimo muro, dovete risaltare, dovete prendere praticamente una buona rincorsa e arrivare il più in alto possibile per poi bloccarvi con lo schianto gravitazionale. Vi voglio dire una cosa, per questa, diciamo, glitch che potete usare, siete fuori dalla mappa, come se foste fuori dalla mappa, potete uccidere quanti cristiani volete, tanto non vi cagherà più nessuno. Se questo qui, ragazzi, lo usate su veterano, tanto meglio, perché i nemici non hanno la visuale morte, voi pensate che enorme vantaggio. E quindi per questo dovete usare o post bruciatore, perché così si ricarica prima il, insomma, la barra per saltare, insomma avete capito di cosa sto parlando. Oppure ragazzi, vi lascio al culo, perché vi spiego, qui ci sono due metodi per farlo: o con lo schianto gravitazionale, oppure direttamente con il post bruciatore appunto, perché voi saltando dovete riuscire a bloccarvi. Vi dico, come ho già detto in precedenza ragazzi, che se usate lo schianto gravitazionale vi esce al 100%, se no dovete semplicemente provare a farlo così, però vi dico che non vi riesce. Io corro sul muro, salto, però questa volta tipo ragazzi non mi è uscito, perché comunque ovviamente una volta che lo si è capito subito, voi andate online, bam, e lo fate in 2 secondi proprio. Ecco, vedete qua, ho sbagliato di nuovo, ho failato perché non sono arrivato abbastanza in alto. Ho usato post bruciatore per essere più agevolato, perché vi ripeto che voi quando arrivate sul secondo muro e saltate tenendo premuto X, potete anche non avere schianto gravitazionale, perché non va. Infatti questo glitch inizialmente non era con schianto gravitazionale, ma io con schianto gravitazionale questa cosa l'ho scoperta io. Diciamo che l'ho migliorato, perché l'ho reso sicuro al 100%, non facendo più quei soliti tentativi che uno andava a fare cercando di salire. Quindi diciamo che questa cosa, nel, diciamo, senza farlo apposta, l'ho scoperta io. Quindi ecco di nuovo ragazzi, adesso vi mettete di nuovo qui sopra. Aspettate, uccido questi, perfetto. Correte. Oddio, mi hanno flash, non so, credo sia un'ondata di calore o flashbang, vabbè. Quindi vedete, saltate, primo muro, secondo muro, saltate, dopo che siete abbastanza in alto, bam, di nuovo. Ecco, e l'ho failato ancora. Quindi ragazzi, ci tenevo a dire che questo glitch riesce comunque sia in privata che in pubblica, non ci sono differenze, perché questa è una cosa di mappa. Cioè, diciamo che questo glitch è utile perché voi siete messi in alto e nessuno praticamente vi caga. Quindi se non vi caga nessuno, voi fate che proprio siete al massimo di lusso, perché siete su quella specie di tetto. Adesso ve lo faccio vedere, no? Allora, quindi, primo muro, correte, secondo muro, tocco, bam, ecco. Vedete ragazzi, sono arrivato troppo basso, dovete arrivare più in alto. Se dovete arrivare più in alto, dovete staccare dal secondo muro un poco più prima. Qui proprio sono andato dall'altra parte, sbagliato letteralmente. Vedete ragazzi, noi dobbiamo arrivare lì sopra, dove vi ho fatto vedere. Quindi corriamo di nuovo. Vedete, quando siete abbastanza vicini, insomma, al muro lì sopra, al righello, quella specie di parte rigata che si vede, voi dovete fare lo schianto gravitazionale.
quindi vedete qui sono ancora abbastanza basso, quindi non lo fate perché lo sprecate online. Lo schermo gravitazionale lo avete una volta sola, quindi ve lo dico, non lo sprecate, quindi guardate bene il video e guardate quando dovete usarlo. Poi magari lo metto a rallenti il momento in cui lo uso, perché dovete capire il momento giusto in cui farlo, perché sennò poi rifare lo schianto gravitazionale è un casino. Ragazzi, io questo glitch vi consiglio di farlo in gruppo, perché se avete qualche amico in squadra, se andate online, almeno uno vi copre le spalle e così lo potete fare. Poi voi fate che se vi serve tipo un nuclear, un 5 kill, dovete fare la dark matter, non lo so, quello che volete, qualsiasi cosa, fai che andate lì sopra e insomma risolvete tutti i problemi, perché da lì in recluta forse qualcuno riesce a vedervi, però già è difficile arrivare lì, però in veterano ancora meglio perché non c'è nessuno che vi può vedere, cioè arriva lo sparo, bam, muore il tipo e rinasce, cioè non sa chi l'ha ucciso. Ecco qua ragazzi, quindi come vedete correte sul muro, poi staccate il secondo e bam, schianto gravitazionale, come vedete ci sono riuscito, sono arrivato sopra. Quindi come vedete ragazzi, qui sopra si vede praticamente tutto, tutta la mappa, e potete uccidere tutte le persone che vengono da questo spawn, quindi voi pensate che è enorme vantaggio. Quindi come ho detto prima, fatelo con un amico che vi copre le spalle, così se riuscite bene al primo colpo riuscite bene a capire anche come funziona. Quindi vi ho fatto anche vedere la parte a rallenti, sperando che avete capito bene il punto esatto. Quindi dovete essere più attaccati possibile al muro e più attaccati possibile insomma a quella cosa marginata. Poi voi pensate che da qui escono le persone, ovviamente le potete sparare, potete fare kill, nessuno vi dice niente. Se siete in veterano ragazzi tanto meglio. E l'unica cosa ragazzi, che se qui da qui vi muovete ovviamente cadete, perché è un glitch, sì, però non è che rimanete fissi immobili, senza dover cadere. Ovviamente potete stare, potete muovervi, girare la visuale, ma se camminate cadete, perché ovviamente è un glitch, quindi cadete ragazzi, non vi muovete. Una volta che siete qui sopra, prendetevi tipo il BRM o risposta eccessiva, non lo so, mettetevi qui sopra e potete fare la peggio kill. Quindi ragazzi, per questo video secondo me è molto utile, soprattutto se si usa nella mappa di Combine, no? Perché voi pensate che uscite fuori dalla mappa, perché questo secondo me è sempre non è uscire fuori, però siete bloccati su un tetto e nessuno vi può vedere, quindi secondo me è più che utile. Dove se qualcuno si affaccia potete anche ucciderlo. E secondo me ragazzi, se qui avete un cecchino tanto meglio, perché vedete ogni tanto mi muovo, però ce la faccio comunque a stare sopra, quindi posso sparare e fare tutto il resto, no? Qui c'è lo spawn normale, quindi qui come vedete sto provando a fare X, però vedete lui non cade, quindi X potete farlo, però mi sa proprio che se vi muovete e camminate il tipo cade per l'appunto. Qui sto sparando un po' di colpi a caso, no? Quindi ragazzi, che dirvi, per me questo glitch è tutto. Io spero vi piaccia, soprattutto se vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un like, mi raccomando, perché ci conto. Passate anche al mio profilo Instagram e Facebook che trovate qui e in descrizione, mi raccomando ragazzi, ci conto soprattutto per quello. Niente ragazzi, quindi è tutto qui, io vi ringrazio per la visione. Oddio, ha fatto uno schianto gravitazionale in faccia, tipo, me l'ha fatto. Oh mamma. Ecco, adesso tipo come vedete sono caduto e quindi il glitch ha smesso di funzionare. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi saluto.